appassionati di calcio, buon pomeriggio da Montpellier. Sulla scia degli emozionanti rigori contro la Francia, che sono stati seguiti davanti ai teleschermi da oltre 10 milioni di persone, l'Italia disputa per la seconda volta consecutiva la finale del campionato europeo Under 21. È veramente curioso il destino dei nostri avversari portoghesi. Furono eliminati dagli azzurri nello scorso mese di novembre, sono stati ripescati fra le migliori delle escluse e adesso giungono da favoriti all'epilogo della manifestazione. Dopo Italia-Portogallo-Perugia 94, Lazio-Boavista, Parma-Benfica e Milan-Porto, continua dunque la nostra sfida infinita stagionale con il calcio lusitano. Seguiremo questa attesissima finale con i contributi di Marco Civoli da bordo campo e intanto andiamo alla scoperta dei due schieramenti. Cominciamo dal Portogallo. Numero 1 Brassard, 2 Xavier, 3 Bento, 4 Jorge Costa, 5 Torres, 7 Figu, 8 João Pinto, 9 Toni, 10 Rui Costa, 18 Nelson, 19 Capuccio. E adesso passiamo all'Italia. Numero 1 Toldo, 2 Cannavaro, 3 Colonnese, 7 Panucci, 9 Berretta, 11 Cherubini, 13 Marcolin, 15 Scarchilli, 16 Carbone, 17 Inzaghi, 18 Muzzi. Per la prima volta in assoluto il nostro tecnico Cesare Maldini non ha dato ieri ai colleghi la formazione di partenza di oggi. Grande pretattica, tutto top secret e poi la notizia dell'esordio proprio in questa finale del mediano della Reggiana Cherubini, un'autentica sorpresa. È comunque un'impresa improba per la nostra Italia, tenendo conto del valore degli avversari e anche tenuto conto della mancanza di 4 titolari. Non ci sono Cois e Favalli infortunati e mancano anche Delli, Carri e Vieri squalificati. Bisogna anche aggiungere che il campionato portoghese è fermo, i giocatori del Portogallo hanno potuto riposare in questi giorni, mentre invece 12 sui 20 giocatori convocati da Maldini sono stati impiegati domenica nella Serie A e nella Serie B. Per quanto riguarda il Portogallo, come dicevamo, uomini freschi e quindi la possibilità di risparmiare energie proprio in vista della grande partita di oggi. Il telaio della squadra è quello costituito da giocatori che hanno vinto già 2 titoli di grandissimo spessore. Nell'89 il campionato europeo Under 16, nel 91 il campionato del mondo Under 19. E adesso naturalmente spazio agli inni nazionali. Era logico attendersi dopo la partita contro la Francia, tutto il pubblico francese tifa per il Portogallo e c'è un atteggiamento un po' ostile nei riguardi degli azzurri. Ascoltiamo comunque l'inno nazionale italiano. Thank you.
Come avrete potuto sentire, il nostro inno, almeno inizialmente, è stato abbondantemente fischiato e questo la dice lunga sul clima nel quale si svolgerà l'incontro. Ripetiamo, Italia-Portogallo, finale unica, un solo incontro con eventuale appendice di tempi supplementari e rigori per l'assegnazione del titolo europeo Under 21. Dicevamo dei tempi supplementari. Se si dovesse arrivare ancora una volta al prolungamento, vige anche questa volta la regola della cosiddetta sconfitta istantanea. In pratica, chi segna per primo vince. La nazionale italiana Under 21 è seguita oggi, tra gli altri, anche dal presidente federale Matarrese, dal commissario tecnico della nostra nazionale maggiore Sacchi e dal presidente della Lega Nizzola. Sono presenti anche nei panni di tifosi alcuni giocatori che purtroppo non possono prendere parte alla gara odierna o perché squalificati oppure perché non convocati ma comunque impiegati durante il biennio. Facciamo due nomi su tutti, quelli di Dellicarri che è squalificato e quello di Del Vecchio che è stato determinante in occasione della partita di Malta ma non è fra i 20 convocati da Maldini. Per l'Italia questa è la terza finale del campionato europeo nella storia della manifestazione. Nell'86 con Vicini fummo battuti dalla Spagna. Nel 92 con Maldini, che avete visto qualche istante fa, piegammo in due partite la Svezia. Auguriamoci naturalmente di avere buona sorte anche in questo caso e sarebbe comunque una grande impresa e per la forza eccezionale dell'avversario e perché si tratterebbe del secondo successo consecutivo. Limitatamente a Italia-Portogallo, questa è la terza sfida del biennio 92-94. C'è stata la sconfitta di Braga il 23 febbraio 93 2-0 e poi la vittoria di Padova il 18 novembre, ma eravamo a ranghi pressoché completi, per 2-1. E intanto la partita è cominciata con l'arbitraggio dello svizzero Mumenthaler. Subito anticipato uno dei grandi giocatori attesi in questo confronto, la stella, Rui Costa. La parata dell'estremo difensore Brassarda. Bento, uno dei difensori centrali. Torres. Ancora Bento. Il Portogallo è schierato a zona secondo il modulo 4-4-2 con quattro difensori però che non sono perfettamente in linea perché Bento sta alle spalle di tutti. Rui Costa, che è già seguito fin dall'inizio della partita dal giocatore numero 15, Scarchilli. Dovrebbe essere comunque Berretta a occuparsi della sua marcatura. Rui Costa, profondità, un colpo di tacco, il tiro alla grande parata di Toldo. Subito un'opportunità dopo appena 52 secondi per i giocatori portoghesi. Il tiro dell'attaccante, una delle due punte, João Pinto, un altro degli elementi attesi della formazione portoghese. Muzzi, Inzaghi. Scivola sul contrasto con Bento, ma non c'è stato fallo del difensore centrale portoghese. Vi ricordo che nel Portogallo ci sono quattro giocatori già arruolati della nazionale maggiore. Si tratta di Jorge Costa, di Figo, di Rui Costa e di João Pinto. Scarchilli, Berretta, Marcolin. Un lancio in profondità per i nostri giocatori. Il tiro che è stato tentato da Inzaghi e la respinta ancora della difesa centrale portoghese. Filippo Inzaghi, attaccante di 20 anni del Verona, che ha già segnato in campionato di Serie B 11 gol. Ancora Scarchilli, apertura per Marcolin, scivola momento del traversone. Il terreno è molto allentato perché ha piovuto parecchio prima di questo incontro, in pratica per tutta la mattinata. La risposta portoghese con Rui Costa. Toni, un'apertura per Nelson. Dalle retrovie il difensore esterno sinistro Torres ha superato Muzzi. Il cross che è stato deviato dall'esordiente Cherubini. Panucci, il nostro libero. Inzaghi. Carbone. Lo scatto di Carbone proprio sotto la tribuna e il contrasto falloso di Jorge Costa. Questo calcio di punizione azzurro dopo 2 minuti e mezzo nella finale Italia-Portogallo del campionato europeo Under 21. Carbone al limite, prova il pallonetto, è la sfera che termina alta. Vi ricordo che durante questo incontro ascolteremo i contributi di Marco Civoli da bordo campo, contributi che saranno assicurati qui dalla regia francese. C'è qualche problema purtroppo per quanto riguarda la trasmissione portoghese, quindi rimandiamo di qualche minuto il primo intervento di Marco.
lo scatto di Joao Pinto e il pallone che è terminato fuori. Ripetiamo, Joao Pinto una delle due punte, l'altro il giocatore Toni, che ci ha già segnato due gol nelle due partite disputate nella fase eliminatoria, uno a Braga e l'altro a Padova. Marcolin, il pallone è soltanto toccato da Xavier. Rubi Costa ha tentato il colpo di tacco, ma c'è stata la respinta di Scarchilli. Sul pallone Inzaghi, l'ha rubato a Bento. Muzzi. Lo scatto di Muzzi sul contrasto ancora dei giocatori portoghesi di Nelson. Comincia a essere spigolosa la partita, mentre vedete in davanti alla panchina Cesare Maldini. Per lui è pressoché impossibile viverla seduto a causa della tensione, come già era stato in occasione dell'incontro con la Francia. Intanto altro scontro, un altro giocatore a terra. Adesso vediamo se c'è la possibilità del primo intervento da bordo campo con Marco Civoli. Attenzione Marco, a te la linea. Sì Carlo, Muzzi si è beccato prima una gomitata da parte di Nelson, ha cercato di reagire. Comunque l'arbitro mi sembra che abbia puntato il giocatore portoghese. Duello che promette scintille, a te la linea. Siamo al quarto minuto e mezzo di questo primo tempo, sempre 0-0 fra Italia e Portogallo. Il calcio di punizione azzurro, lo batte Carbone. Lo stacco che è stato tentato da Inzaghi, ma il pallone era troppo alto per lui. La partenza di Figu, numero 7 del Portogallo. Cercano di smarcarsi le due punte, c'è il bel anticipo di Cannavaro. Muzzi. Marcolin. Ancora un lancio profondo per Inzaghi, ma c'è un anticipo del numero 5 Torres. Intervento falloso di Berretta, che in effetti, come previsto, ha preso in consegna il trequartista portoghese Rui Costa. Torres. Joao Pinto, che è controllato da Cannavaro. Rui Costa. Ottimo ripiegamento di Carbone. Da Cherubini a Inzaghi. Ancora Carbone, spazi stretti ma buona combinazione italiana. Ancora un bel triangolo, Carbone, Scarchilli, Carbone, se ne va via Benito Carbone, il cross. E c'è stato un colpo di testa ad anticipare Inzaghi. Ancora l'Italia in attacco, Berretta. Ha tentato l'apertura per Muzzi e c'è l'intervento dell'arbitro. Calcio di punizione per l'Italia dopo 6 minuti di questo primo tempo. Sempre 0-0 fra Italia e Portogallo. Intanto se mi ascolta, e sicuramente sarà così, invito Marco Civoli, quando è possibile, a controllare la numerazione dei giocatori portoghesi, perché ci sorge il dubbio che ci possa essere stato qualche cambiamento alla vigilia. Quelle di questa fase finale sono numerazioni fisse, ma non siamo certissimi che l'abbiano rispettata i giocatori portoghesi. Numerazioni fisse come accade nelle fasi finali dei campionati mondiali e dei campionati europei. Intanto vediamo questo calcio di punizione per l'Italia. Sul pallone ci sono Panucci e Carbone, poi leggermente più arretrati Scarchilli e Marcolin. Stanno concertando proprio l'esecuzione, la dinamica del calcio di punizione, la barriera è foltissima. Panucci, Marcolin, Panucci, ribatte la barriera, Carbone, gli manca il piede d'appoggio proprio al momento del controllo. Il lancio di Rui Costa per Toni. Esce bene il nostro libero Panucci. Carbone che stavolta si è spostato a sinistra, adesso Muzzi a destra. Profondità per Inzaghi, ma si alza la bandierina del guardalinea. Quello che vedete è Filippo Inzaghi, dicevamo prima dei suoi gol segnati in Serie B, 11, è un giocatore del Verona ma di proprietà del Piacenza. Ha già giocato finora nell'Under 21 due volte contro Israele e poi in Cecoslovacchia. Il rilancio di Bento, il pallonetto commesso da Cannavaro sul numero 8 del Portogallo, Joao Pinto, uno dei giocatori che militano in nazionale. Rivediamo l'episodio. Questo Joao Pinto, un attaccante di 22 anni dell'Estoril, che è la formazione ultima nella classifica del campionato portoghese. Il difensore esterno sinistro, Torres.
c'era stato un inserimento di Figo, ma esce ancora una volta molto bene Panucci. Di testa la respinta di Jorge Costa. Avanza per la rimessa laterale Marcolin, che oggi per necessità tattiche è il nostro esterno sinistro. Aveva tentato di andarsene Inzaghi, ancora un fallo su di lui. Un giocatore non di grande stazza fisica, ma dotato di notevole temperamento e buona velocità. Scarchilli ha tentato di servire Marcolin, cerca di arrivare sul pallone Carbone. Jorge Costa. Il retropassaggio di Xavier, ma intanto il gioco era già stato fermato dall'arbitro. Per quello che vediamo, Xavier dovrebbe avere il numero 6 e non il numero 2. Xavier, che tra l'altro era inserito nella lista di partenza proprio con la maglia numero 2. L'apertura di Rui Costa. Ho sentito in sottofondo Marco Civoli, gli passo la linea. Sì Carlo, allora per quanto riguarda i portoghesi, con il 2 c'è Fernando Alves, con il 6 Abel Xavier, con il 7 Figo, 8 João Pinto, 9 Nelson Gama, 10 Rui Costa e 18 Rocha. Questa è la lista ufficiale che è nelle mani di Maldini e della nostra panchina. Io prego a questo punto Marco Civoli, quando sarà possibile, se sarà possibile, di portare qui la lista ufficiale proprio della formazione portoghese, perché ripetiamo, i portoghesi non hanno assolutamente rispettato la numerazione fissa di questa competizione. Intanto si riprende col calcio di punizione azzurro quando siamo arrivati al 10° minuto del primo tempo, sempre 0-0 fra Italia e Portogallo. Il dribbling di Marcolin. Il rilancio di Panucci e poi c'è la respinta, la deviazione di João Pinto. Quello che vedete inquadrato, facevamo riferimento in precedenza, è Abel Xavier, una centrocampista di 21 anni del Benfica, che è un po' il centromediano metodista di questa squadra. È piazzato davanti ai due difensori centrali. I richiami davanti alla panchina di Cesare Maldini. In 8 stagioni ha raggiunto un quarto di finale, una semifinale, 2 finali addirittura del campionato europeo di categoria. La rimessa in gioco di Marcolin. Panucci. Ancora un lancio in profondità per Inzaghi. L'uscita in una scivolata di Brassard. Ripetiamo, campo allentato per la pioggia che è caduta durante la mattinata. Comunque adesso la situazione è nettamente migliorata. Di testa Cherubini. Muzzi. Il raddoppio di marcatura, se ne libera Inzaghi. E questa volta forse c'era una scorrettezza nei riguardi dell'attaccante del Verona, non ravvisata dal direttore di gara Mumenthaler. Panucci. È andato giù anche Toni, ma si continua a giocare. Arbitraggio per così dire all'inglese. Il lancio per Carbone. Niente da fare, è troppo lungo il pallone che schizza via. Benito Carbone, l'attaccante di 21 anni che ha segnato 3 gol contro la Scozia, tutto in una partita, e ha realizzato il rigore decisivo, quello del 5-3 contro la Francia. Abel Xavier. Cannavaro su João Pinto. Xavier, Figu, Xavier. L'apertura per Torres. Superato Berretta. Rui Costa di tacco, aveva tentato il servizio per i compagni, non c'è riuscito. Nelson. Intervento di Marcolin. Ancora Abel Xavier. Apertura per Toni. La lunga manovra articolata dei portoghesi con Abel Xavier. Rui Costa, davanti a lui ancora Marcolin. Abel Xavier. Il tiro e il pallone che è terminato fuori senza deviazioni azzurre. I portoghesi hanno messo a profitto le loro notevoli risorse di palleggio, l'hanno dimostrato in occasione di questa azione conclusa dal tiro di Abel Xavier. Tutto questo al 13° del primo tempo, sempre sullo 0-0. Dal fondo Panucci, Marcolin. Berretta, Scarchilli, Marcolin. Intanto sale l'incitamento del pubblico francese che fa tutto quanto il tifo per il Portogallo. Affonda Carbone ma viene fermato.
il passaggio di Rocha, l'intervento di Cherubini, la partenza di Inzaghi, ma c'è l'uscita di Brassarda senza difficoltà. Si rimette in movimento Alves. Figu. Ottimo l'intervento è stato in questo caso da parte di Berretta. Combina con Carbone, ancora Berretta, Scarchilli, Marcolin. Marcolin e Scarchilli sono il motore della nostra squadra, i giocatori che con le loro geometrie devono cercare di tagliare fuori il centrocampo avversario. A fondo di Marcolin. In profondità per Inzaghi, anche in questo caso è scattata la trappola del fuorigioco. È una trappola naturalmente che negli schemi portoghesi scatta molto spesso e con notevole efficacia. Due tipi di gioco completamente diversi, quelli dell'Italia e del Portogallo, il gioco misto degli azzurri, in parte a uomo e in parte a zona, e quello totalmente a zona dei portoghesi che hanno ora iniziativa con Toni. L'apertura di Rocha per Figo, ma scatta il contropiede azzurro subito stroncato da Bento. Xavier. Rocha. Ha superato Cherubini. Toni. Rui Costa, attenzione al tiro, profondità per Toni e il pallone che viene recuperato da Toldo. Per qualche istante ci ricollegheremo con la postazione a bordo campo di Marco Civoli, che si trova proprio vicino alla panchina azzurra. Sarà un'occasione per sondare quelli che sono gli umori dei nostri giocatori, logicamente senza poter comunque intervistarli. Questo lo faremo alla fine della partita. Anticipato Carbone, sul pallone Scarchilli, l'apertura per Marcolin. Il cross di Marcolin, la respinta di testa di Jorge Costa, il controllo di Xavier, come vedete sempre piazzato davanti ai due difensori centrali, la respinta di Cannavaro, Xavier, Rui Costa. Il trequartista portoghese in realtà non sta soltanto sulla parte sinistra dello schieramento, come vedete svaria dappertutto. Ancora Rui Costa, splendido dribbling, interviene Panucci e ci salva. Senza esito l'uscita di Toldo, ancora Panucci. Marcolin. Avanza Scarchilli. Il tocco per Marcolin. Carbone. L'appoggio di Scarchilli per la corrente, libero Panucci. Ancora un'apertura per Muzzi. Delle tre punte azzurre è quello che si deve sacrificare di più Muzzi, restano in avanti Carbone che comunque fa il pendolo da destra a sinistra, da sinistra a destra con Inzaghi che è la punta centrale. Quello che vedete è proprio il giocatore Roberto Panucci che ha disputato addirittura 210 minuti in 24 ore nelle partite contro la Francia e poi in campionato ad Ancona. Straordinaria la generosità di questo Muzzi confermata dall'avvio di gara. Questa volta Muzzi non è riuscito a soffiare il pallone a Torres. Va vuoto Panucci su Rui Costa. Il traversone, colpo di testa di Cannavaro. Xavier. Ancora un'apertura per Alves. Un altro traversone, ribatte di testa la nostra difesa con Colonnese. E poi mette il pallone a scanso di equivoci in calcio d'angolo Panucci. Per il momento c'è molto difficile spezzare le trame, le manovre articolate, grande palleggio quello dei portoghesi a centrocampo. I portoghesi con una certa facilità riescono ad arrivare a tre quarti di campo, poi per nostra fortuna e anche per nostra bravura non riescono a concludere. Ci sono riusciti soltanto proprio dopo 30 secondi di gara. Portogallo comunque che attacca. Il cross di Alves, il tocco di testa di Panucci, la rovesciata di Carbone, insegue il pallone Inzaghi. Ancora una ribattuta di Xavier, quindi la rimessa nostra quando siamo giunti al 18° minuto del primo tempo. Finale unica del campionato europeo Under 21, sempre 0-0 fra Italia e Portogallo. Fermato Cherubini. Lo stop di Inzaghi e poi l'intervento falloso di Jorge Costa. Intanto ne approfitto per dirvi che, come era nella previsione tattica, Cherubini si è piazzato sulla fascia destra del campo, mentre invece Marcolin sta a sinistra. In mezzo ci sono i vari Berretta e Scarchilli. Marcolin,
Muzzi cerca di combinare con Carbone, ottimo scatto di Muzzi, altrettanto buona comunque la chiusura di Alves, ancora Carbone, la possibilità del cross, ma c'è il dribbling, la finta del fantasista Granata, è seguito sempre come un'ombra da Xavier, ecco il traversone, la respinta di testa di Bento, mette giù il pallone Alves, Panucci, apertura per Marcolin, anticipato il nostro numero 18 Muzzi, Berretta cercava di lanciare Muzzi, ma ha giocato molto bene in questo caso la difesa centrale portoghese, da Colonnese ancora ai nostri giocatori, precisamente a Panucci, Marcolin, continui batti e ribatti, come vedete capovolgimenti di fronte frequenti a centrocampo. Carbone spostato sempre a sinistra, il cross, ribatte Bento, Xavier, di testa Cherubini, errori da una parte e dall'altra per quanto riguarda i rifornimenti, un altro anticipo di Bento, lo sganciamento del libero portoghese quando siamo arrivati al 20° del primo tempo. Xavier, il primo giocatore che imposta la manovra portoghese, il centrocampista più arretrato. Rocha. Un'altra apertura di Xavier, questa volta per Torres. Ancora Rocha che è seguito da Cherubini. Torres. Parte il traversone direttamente verso la porta di Toldo e il pallone che ha sorvolato la traversa. E adesso c'è la possibilità di un altro collegamento a bordo campo con Marco Civoli a te la linea. Sì Carlo, innanzitutto ti segnala la presenza in tribuna d'onore di Michel Platini vicino ad Arrigo Sacchi. Per quanto riguarda il campo, Cesare Maldini sta cercando di sollecitare soprattutto Cherubini nel mantenere la posizione e sta richiamando spesso Inzaghi per il fuorigioco, lo avverte quando si trova oltre la linea dei difensori portoghesi. E quanto a te la linea? Intanto siamo giunti al 21° minuto del primo tempo, ribadisco il punteggio sempre 0-0, una finale molto equilibrata fra Italia e Portogallo. Portoghesi quasi a ranghi completi, manca soltanto Peixe e l'Italia che manca invece di ben 4 titolari. Iniziativa di João Pinto, davanti a lui c'è Cannavaro. Occorre Torres. Finisce giù Torres, quasi sicuramente c'è il calcio di punizione portoghese, infatti è così. Il ripiegamento difensivo con la consueta generosità era di Muzzi. Rivediamo. Ha tentato di intervenire sul pallone, in effetti poi ha disturbato il portatore di palla portoghese. Altra situazione pericolosa anche perché il Portogallo ha buoni saltatori come Xavier e come Toni. In avanti per la nostra squadra attualmente c'è soltanto Carbone che è seguito dal giocatore numero 2 Alves. Ha respinto molto bene di testa Marcolin. Torres. Rui Costa. Stavolta Muzzi è riuscito a ribattere sui piedi dell'avversario il pallone. E purtroppo poi c'è un fallo nella esecuzione della rimessa in gioco da parte di Muzzi che in questo caso ha frequenti diverbi con l'arbitro. Figu. Rui Costa. Respinta di Cannavaro, Xavier, apertura di Scarchilli per Muzzi, Cherubini, mantiene in campo il pallone con buona freddezza, retropassaggio per Panucci, l'apertura verso Marcolin, Inzaghi, all'interno ancora per Marcolin, tentava il lancio per Carbone che è stato fermato da Bento. Marcolin, da Scarchilli ancora Marcolin in avanti sulla verticale per Carbone, la partenza di Carbone che ha superato l'avversario, si accentra, ha tentato l'assist e purtroppo il pallone è finito proprio a metà strada fra Scarchilli e Muzzi.
c'è molta tensione in campo, avete notato sicuramente in queste fasi alcuni errori di palleggio sia da parte dei portoghesi sia da parte degli azzurri proprio nell'organizzazione del gioco. È naturale pensare che la posta in palio è altissima e quindi per il momento anche su questo terreno scivoloso non agevola il gioco, soprattutto la manovra, si possono assistere a episodi proprio di questo genere. Anche in questo caso un altro passaggio sbagliato, quello di João Pinto. Fortunatamente non sbagliamo soltanto noi, sbagliano anche i portoghesi che dovrebbero essere molto più regolari nel palleggio. Un'altra respinta del numero 18, Nino Rocha. Intanto diamo ancora un'occhiata alla cronometro, siamo al 25esimo, mentre vedete di schiena l'esordiente Cherubini, il laterale della Reggiana. Tentativo di rovesciata di Muzzi e poi c'è lo scontro con il suo controllore Rocha. Il lancio di Cherubini per Carbone, si alza la bandierina del guardalinea, nuovamente fuori gioco. Intanto c'è un diverbio fra Maldini e Muzzi, era già cominciato prima proprio nella zona della panchina. L'avanzata di Alves, lo scatto di Toni, inseguito da Colonnese. Il dribbling tentato da Toni. Possibilità di cross per Alves. Il colpo di testa del numero 18 Rocha, che intanto si era sganciato in avanti e non era seguito nella circostanza da Muzzi. Questo è un altro buon saltatore dei portoghesi, un saltatore difensivo che spesso si porta in avanti proprio per tentare la soluzione acrobatica. Intanto vediamo la ripetizione di questo episodio e l'anticipo di Rocha su Cherubini. Per quanto concerne il cammino della nazionale portoghese, vi rammento ancora questo ripescaggio nella fase eliminatoria quando pensavamo di avere eliminato il Portogallo. È stata la migliore delle scuse, appena con un gol di vantaggio sulla Svezia. Poi contro la Polonia 2 vittorie, 3-1 e 2-0, e quindi la vittoria in semifinale con la Spagna per 2-0. La vittoria con la quale il Portogallo ha avuto accesso alla finalissima contro l'Italia. Il capitano Marcolin. Una spinta di Alves ai danni di Berretta. Intanto è finito giù, come avete visto, anche Inzaghi. Si deve rettificare la posizione di battuta del calcio di punizione. Adesso particolarmente zelante e rigoroso il direttore di gara svizzero Mumenthaler. Carbone. Da Scarchiglia a Carbone, ancora in avanti per Inzaghi, ma si chiude bene la difesa portoghese. C'è stata una ribattuta poi di Scarchiglia che per poco non mette in movimento i nostri giocatori. Da Brassard a Bento. Torres. Xavier. La partenza di Xavier. Non è riuscito a fermarlo Inzaghi. João Pinto. Il pallone che filtra in area per Toni. Ottimo è stato l'anticipo di Berretta. Muzzi costretto sempre a partire in posizione molto arretrata. Ancora un lancio in verticale per Carbone. Lo scatto di Carbone forse si è aiutato anche con le mani e se ne ha veduto l'arbitro. Non c'è il vantaggio, potevano ricominciare l'azione i portoghesi, c'è proprio il calcio di punizione per i nostri avversari. E vedete infatti che Carbone nel tentativo di aggirare il libero Bento si è aiutato anche visibilmente con le braccia. Il centrocampista Figu, davanti a lui c'è Berretta, João Pinto, Scarchilli, la partenza supero di Inzaghi, attenzione al contropiede italiano con Inzaghi che è stato fermato, peccato, dal numero 4, Jorge Costa, con i piedi Brassard, da Marcolina all'indietro per Cannavaro, Cannavaro e Colonnese sono i due stopper davanti a Panucci, il laterale destro Cherubini. Il raddoppio di marcatura con Torres, il pallone fra i piedi di Muzzi, Carbone, troppo corto per Muzzi che era finito anche in posizione di fuori gioco. Figu è stato fermato da Scarchilli e c'è il cartellino giallo dell'arbitro, lo svizzero Mumenthaler, proprio per Scarchilli.
Naturalmente una delle difficoltà tattiche della nostra squadra per quanto riguarda la partita odierna è rappresentata dal fatto che tutti i portoghesi hanno un'ottima tecnica individuale, tutti i giocatori, i difensori compresi, anzi i difensori per primi, partecipano al gioco. È difficile francamente considerare quale avversario si può tenere un po' più libero rispetto agli altri. E tutto questo nel contesto di una squadra che ha comunque delle stelle assolute come il numero 10 Rui Costa, che è il giocatore adesso in possesso della sfera. Un'altra respinta di Panucci, mentre tentava l'intervento anche Cannavaro. Impostazione di Javier, Toni. Ribatte ancora Panucci. Da Scarchilli a Marcolin. Carbone. Un rifornimento per Inzaghi. Si libera finalmente del pressing la formazione italiana e la partenza è di Muzzi. Muzzi contro Xavier. Cherubini. Ottimo lo sganciamento del laterale della Reggiana, però il cross è troppo alto per i giocatori piazzati in area, vale a dire Inzaghi e Carbone. Naturalmente abbiamo poche speranze oggi proprio nei traversoni per la mancanza del principale saltatore, il centravanti Vieri. Inzaghi ha caratteristiche molto diverse. E adesso c'è un calcio d'angolo per i portoghesi a causa di una deviazione di Panucci. L'intervento era su una delle due punte, João Pinto. Corner per il Portogallo quando siamo arrivati quasi alla mezz'ora, al 30° minuto del primo tempo. È una gara estremamente tattica, almeno finora sempre 0-0 fra azzurri e portoghesi. Si porta vicino alla bandierina quello che è uno dei migliori colpitori, ottimo nei calci di punizione, ha già segnato 3 gol nel campionato europeo, e cioè il difensore esterno sinistro Torres. Area intasata di saltatori, ne ha di buono il Portogallo. La battuta di Torres. Ancora una deviazione, questa volta di petto, da parte di Cherubini. Altro corner. Per il momento è stato confortante il debutto di questo giocatore che, d'altro canto, qualcuno aveva ipotizzato nella formazione di partenza, e cioè Cherubini. Batte ancora Torres e c'è l'uscita di Toldo, sicura impresa. Una delle sue specialità, l'uscita, quella del portiere della Fiorentina che è in comproprietà fra Fiorentina e Milan. Fallo di Muzzi, la punizione portoghese. Xavier. Ancora un recupero di Muzzi, ottimo combattente anche a centrocampo, come lo era già stato, in particolare nei tempi supplementari d'Italia-Francia. È il nostro tornante, e proprio per il fatto che i portoghesi giocano tutti, partecipano tutti all'azione, è costretto a fungere più da centrocampista, più da tornante che non da punta. Fermato Carbone, Bento. Il numero 7 Figu, l'apertura per João Pinto, davanti a lui c'è Cannavaro. Figu, adesso si è portato il napoletano Cannavaro sul centrocampista. Cerca spazio per il cross, ottimo l'intervento di Cannavaro. Panucci, tenta il lancio per Inzaghi. Torres, vita durissima per le nostre punte, soprattutto per la forza, l'abilità, la grande scelta di tempo dei 4 difensori del Portogallo. Toni, all'indietro per Xavier. Rui Costa, ricordiamo le sue prodezze, un assist, un gol nella partita fra il Benfica e il Parma. Tenta di andarsene Toni, è stato fermato da Colonnese. Poi cade rovinosamente a terra Muzzi e la rimessa laterale del Portogallo. Ancora il palleggio di Toni. La partenza e il fallo da parte di Colonnese. Questa volta lo stopper della Cremonese non ha potuto fare di meglio. L'avversario è estremamente valido in agilità. Rivediamo. Questo Nelson Gamma Toni, un attaccante di 21 anni dello Sporting Braga, che è squadra quart'ultima in classifica. Punizione battuta da Torres. Attenzione, c'è un colpo di testa a respingere. E il pallone non facile per Toldo, che comunque se la cava molto bene. Una mischia in area e quindi l'intervento di Francesco Toldo. In 7 partite di questo campionato europeo ha subito soltanto 4 gol.
Avete visto proprio la ripetizione dell'episodio, il tentativo di testa di Panucci e lo stacco, senza difficoltà comunque per quello che vediamo, ma proprio davanti alla linea di porta di Toldo. Berretta, apertura per Marcolin. Berretta, ancora in profondità per Carbone sul filo del fuorigioco e c'è qualche protesta dei nostri giocatori. Intanto c'è spazio per un altro intervento da bordo campo, a te la linea Marco Civoli. Sì, grazie Carlo, ma Cesare Maldini è piuttosto adirato con i suoi centrocampisti perché non sono riusciti a concludere adeguatamente questa azione che prometteva bene. Comunque mi sembra che sia una partita molto molto tattica, in effetti anche i portoghesi hanno concluso pochissimo in porta e mi viene forse in mente la partita dello scorso novembre a Padova quando gli azzurri vinsero per 2-1 con i portoghesi spesso in possesso di palla ma poco vicini alle conclusioni verso la porta di Toldo. Speriamo che continui così. E infatti l'andamento della partita di oggi è simile, almeno per quanto riguarda la penuria di occasioni nell'area italiana, ma anche logicamente nell'area portoghese. Giustamente ribadiamo, partita estremamente tattica, strategica, clima di attesa quando siamo arrivati al 34esimo del primo tempo, sempre 0-0. João Pinto per Rui Costa. Un'apertura per la corrente Alves. Alves contro Marcolin. Ottimo l'intervento di Marcolin che si trova a suo agio in fase difensiva anche sulla fascia sinistra. Purtroppo la posizione di Marcolin lo porta via da quella che è l'organizzazione del gioco, quindi dobbiamo affidarci soprattutto alle combinazioni in mezzo per linee interne dei due romanisti, Scarchilli e Berretta. Uno dei problemi causati dalle assenze, prima fra tutto in questo genere quella di Favalli, è la mancanza di esterni di ruolo che ha costretto Maldini a fare esordire Cherubini. Un tiro dalla lunga distanza scoccato da Torres, l'avevamo detto, uno specialista di queste bordate, ma stavolta la mira è completamente errata. Le statistiche di Massimo Fiandrino ci ricordano che questo è il settimo confronto a livello under 21 nella storia delle due squadre fra Italia e Portogallo. Per ora 4 vittorie dell'Italia, 2 vittorie del Portogallo e mai si sono verificati, questa è una curiosità, pareggi. 14 reti azzurre e 6 reti portoghesi. Adesso tutto sembrerebbe quadrare tatticamente, come dicevamo prima, per un epilogo con la parità fra le due squadre e gli eventuali tempi supplementari, ma naturalmente è troppo presto per dirlo, siamo soltanto alla fase finale del primo tempo. Stavolta ha funzionato anche la nostra tattica del fuorigioco, quindi punizione azzurra. Pronto alla battuta Cristian Panucci. Il lancio è per Carbone. Lo stappa a seguire di Xavier, ha superato molto bene Carbone. Tacca scivolato di Muzzi, Carbone, profondità per Muzzi, ma si chiude bene Bento. João Pinto, il contrasto con Cannavaro è tutto regolare. Cannavaro, profondità per Carbone, ancora una volta è fuori gioco. Bisognerà cercare di studiare delle contromisure, evidentemente Maldini sta proprio dicendo qualcosa in questo senso ai giocatori per non entrare troppo in profondità sulla tattica del fuorigioco portoghese. Siamo messi in offside abbastanza frequentemente in questo primo tempo. Torres, Rui Costa, Bento. Rui Costa di partenza è un centrocampista esterno sinistro, ma a tutti gli effetti è il playmaker della formazione portoghese. Rui Costa più avanzato, Xavier più arretrato. Figu controllato da Berretta. Ancora Figu. Il dribbling secco. Da Scarchiglia all'indietro per Berretta, ma attenzione a Rui Costa. Ribatte Panucci e si salva molto bene, splendidamente, il libero del Milan. Un'altra volta decisivo, come già tante volte in occasione di gare precedenti. Cerca il lancio per Inzaghi. Il rimpallo, Inzaghi! Il pallone che era finito proprio fra i piedi di Carbone, ma è schizzato via. Intanto comunque l'intervento dell'arbitro. Forse Inzaghi si è aiutato con un braccio, ma se così fosse l'intervento mi era sembrato nettamente involontario. Inzaghi sta dicendo all'arbitro che è stato anche strattonato, ma comunque si continua a giocare. Iniziativa di Rocha, la respinta di Panucci, Marcolin.
la partenza di Inzaghi e la respinta di Alves. L'impostazione di Scarchilli, il lancio per Inzaghi, davanti a lui c'è Bento, ancora Inzaghi, cerca il fondo per il cross, traversone effettuato e se non altro Inzaghi mi pare abbia conquistato e così il calcio d'angolo. Meglio così, perché se fosse passato quel pallone non c'era nessun giocatore piazzato in area, stava arrivando di gran carriera ma mai probabilmente sulla traiettoria Cherubini. Vediamo questo calcio d'angolo azzurro quando ormai siamo arrivati al 39esimo minuto del primo tempo. Sulla sfera Carbone e il capitano Marcolin dalla sua fascia sinistra, quella di competenza in questa partita. In area fra gli altri ci sono Scarchilli, Berretta e Panucci. Ribatte di testa Toni. Colonnese. L'invito per Panucci, palleggio, il tiro. E il pallone che è terminato proprio davanti al nostro Inzaghi, ma imprendibile per lui. Intanto c'è un incidente per i giocatori italiani. Purtroppo è rimasto a terra proprio Panucci al momento della battuta. Sarebbe interessante poi vedere la ripetizione dell'episodio per capire quello che è accaduto. Intanto vediamo se Marco Civoli è pronto per l'intervento, ma gli do la linea fra un attimo perché stiamo rivedendo proprio il replay. Il tiro di Panucci che probabilmente ha urtato i tacchetti di un avversario calciando. Comunque linea a Marco Civoli a bordo campo. Sì, ti devo dire che Muzzi è molto provato, ha cercato anche prima con Maldini di capire soprattutto quale posizione tenere sul terreno di gioco, lamentandosi con il suo allenatore che spesso e volentieri Rui Costa agisce in piena libertà. Negli ultimi minuti abbiamo visto Scarchilli su di lui. Rimane comunque sempre il fatto che Muzzi e Cannavaro secondo me stanno disputando una partita anche al di sopra dei loro abituali momenti di rendimento, soprattutto Muzzi che sta giocando da sempre e si sta intanto scaldando Galante proprio vicino alla mia postazione. Intanto Civoli, ti prego di verificare con me proprio quello che stavi dicendo, approfondiamo questo discorso perché mi pare che dei centrocampisti portoghesi l'unico che sia seguito a uomo non è, come previsto, Rui Costa, ma il giocatore con la maglia numero 7 Figo e tallonato da Berretta. In effetti ci si aspettava una marcatura a uomo su Rui Costa, l'elemento più atteso, e tutto sommato deve arrangiarsi Scarchilli, che non è un marcatore sull'avversario. Teniamo conto di tutti i problemi che ha Maldini con queste quattro assenze, quelle di Kois, di Favalli, di Dellicherri e di Vieri. Intanto seguiamo le ultime battute di questo primo tempo. Sciaviera, davanti a lui c'è Scarchilli. Figu. Il traversone di Figu, il colpo di testa di Cannavaro sul palo. Un episodio veramente da brivido nell'area italiana, perché nel tentativo di spazzare via la minaccia con il tuffo di testa, tra l'altro il pallone era anche rientrare, Cannavaro ha mandato la sfera sul palo e ci siamo salvati proprio al 41esimo minuto del primo tempo. Bisogna superare questo momento difficile e arrivare alla fine del primo tempo almeno con lo 0-0. Intanto c'è il calcio d'angolo portoghese. La respinta di Cherubini, rilancio di Muzzi per Carbone, la partenza di Carbone stesso che poi tentava una via di mezzo fra il passaggio a Inzaghi e Muzzi. Il pallone è finito proprio a metà strada fra le due punte. Intanto rivediamo l'episodio precedente. Vedete il tuffo di testa di Cannavaro e il pallone, la traiettoria a rientrare che è finito sul palo alla sinistra di Toldo. Rocha, contro di lui c'è Cherubini, Xavier, il tunnel che era riuscito ad Alves, mette giù il pallone Marcolin, partenza di Carbone ma c'è un giocatore solo davanti a lui e si tratta di Inzaghi. Come vedete Carbone è costretto a fermarsi, cerca l'accompagnamento dei centrocampisti, lo trova prima con Marcolin, poi con Berretta, Muzzi, Cherubini, fermato Scarchilli, il tocco di Berretta, ancora per Marcolina, ancora per Berretta, Marcolina all'indietro per Panucci, Colonnese, apertura per Cannavaro, Colonnese,
il rilancio di Cannavaro in direzione di Inzaghi, è stato spinto da Tergo ma si continua a giocare, c'è il vantaggio e adesso il raddoppio di marcatura falloso dei portoghesi. Vedete, Maldini non è assolutamente soddisfatto davanti alla panchina, ma le difficoltà chiaramente create dalle indisponibilità di quattro titolari sono tante. Ancora un passaggio a metà strada di Scarchilli fra Muzzi e Carbone. Toni. L'apertura verso Rocha. Davanti a Rocha c'è Cherubini. Sbagliano per nostra fortuna anche i portoghesi. Avanza Marcolin. Ripetiamo, Marcolin è costretto a tenere questa posizione molto decentrata sulla sinistra, che lo porta via dal cuore del gioco e quindi dall'organizzazione della manovra. Toni. Appena sfiorato il pallone da Colonnese. Avanza ancora Marcolin. Muzzi. Inzaghi. Cherubini. Intanto arriva Carbone, l'avvitamento, Carbone, il tocco per Muzzi che è stato anticipato proprio al momento del tiro, al momento dell'affondo dal numero 2 Alves. Peccato, era una buona occasione per la nostra squadra proprio al 44esimo del primo tempo. Un pizzico di disperazione sulla panchina italiana, abbiamo visto Maldini con le mani nei capelli, ma d'altro canto, ribadiamo, è una gara estremamente tattica con pochissimi episodi nelle due aree. Per il momento l'episodio più pericoloso è rappresentato dal palo colpito con un quasi autogol da Cannavaro. 44esimo minuto, 33 secondi, come vedete in alto a destra sui vostri teleschermi, nel primo tempo. Dalla bandierina Marcolin. Di testa ha ribattuto molto bene Jorge Costa. Ancora Marcolin. I dribbling di Scarchilli. Punta l'uomo. Scarchilli cerca il fondo. La copertura del pallone di Alves e quindi l'ultimo a toccare la palla è stato proprio il giocatore italiano. Intanto sento Marco Civoli, a te la linea. Sì, ci sono dei problemi per Colonnese che sta zoppicando, ha richiamato l'attenzione della panchina, speriamo bene. E questo è un grossissimo problema perché a causa della squalifica di Delli Carri non abbiamo più altri marcatori a disposizione. Intanto finisce il primo tempo, Italia 0, Portogallo 0 e ci risentiamo all'inizio della ripresa.